Signore, se non ne parliamo ora che siamo freschi freschi e ancora gasatissimi, quando allora, per Diana? Benvenuti su WatchMojo Italia per una top 10 cose che potrebbero esservi sfuggite in Avengers Endgame. Ma prima di incominciare, ragazzi e ragazze, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina degli avvisi, perché ricordate, la mia furia se non lo fate è ineluttabile. Diamo un'occhiata a piccoli dettagli, citazioni, camei nascostissimi e riferimenti ai fumetti dei quali il film era stracolmo, ma che in certi casi non potevano che sfuggire, perché sapete, uno tende a seguire il film. Ah, ovviamente spoiler. Alla numero 10, il vecchio Jarvis. Iniziamo col momento in cui il Cap e Tony se ne vanno a fare una gitarella negli anni 70 per recuperare il Tesseract e qualche particella PIM, quelle per poter viaggiare, e dico io, pigliale tutte, Cap, no? Ce ne sono 20 e lui ne piglia 5. Rogers, santa pazienza. Nel mentre, Tony fa due chiacchiere con suo padre prima che nascesse e alla fine il papi si rivolge al suo maggiordomo che, come si chiama ovviamente? Jarvis, you there? At your service, sir. Ed ecco da dove viene il nome della mitica Yadi Stark. Alcuni magari che seguivano Agent Carter, perché essendo una serie targata Marvel l'hanno cancellato ovviamente, avranno riconosciuto subito l'aiutante di Peggy. Tra l'altro la cosa è un riferimento anche al fatto che nei fumetti Jarvis è solo il maggiordomo della famiglia Stark, mentre la Yaa ha un altro nome, ossia Visione. E alla numero 9, Rescue alla Rescuosa. I got you first. Avete presente quando Tony a inizio Endgame fa alla figlia: tesoro, lascia stare quel casco, fa parte del regalo a mamma, così potremo farla combattere anche lei in una battaglia mortale in cui le probabilità di perdere la vita saranno altissime. Contenta, tesoro? Sì, papà. E Pepper infatti alla fine compare nella battagliona. Come se la cavi? Mi rimane un mistero. Ma quando arriva sul campo spacca discreti culi alieni. Nei film l'armatura è molto diversa da quella di Tony, nei fumetti così non è, ma resta comunque una bella citazione che chiude anche la storyline di uno dei personaggi più longevi della saga alla fine, perché, regà, Pepper speppereggia dal 2008, ridendo e scherzando. E alla numero 8, vari camei, tra cui quello di Joe Russo. A parte il signore di tutti i camei, quando arriviamo negli anni 70 e un baffo di nostra vecchia conoscenza ci urla: fate l'amore, non la guerra! Abbiamo anche una miriade di altri camei che è impossibile beccare tutti, tra cui quello di uno dei registi, Joe, che ha sempre avuto l'abitudine di infilarsi nei suoi film da bravo autocitazionista. E Winter Soldier, e il Dottor Fine, in Civil War, Dio Broussard, che Zemo uccide, è un po' un mattacchione il Joe, e infatti pure in Endgame finisce. Chi è stavolta? L'avete per caso beccato? Beh, è il tizio che racconta al Cap a inizio film, in una di quelle americanissime riunioni di sostegno della sua vita, e il Cap gli fa tipo: sì figliolo, bisogna andare avanti, scena nella quale tra l'altro c'è anche Jim Starlin, leggendario fumettista e creatore di Thanos. E alla numero 7, mezzo cast di Community, cioè. E continuando coi camei, questi erano beccabili soltanto per chi seguiva la serie Community, tipo non io, quindi penso di aver visto volti come tanti altri, ma poi andando a informarmi ho scoperto che tipo Ken Yeong, che comunque era un volto che avevo già visto, infatti ho tipo fatto: ehi, ma quello è il cinese di Una notte da leoni! E comunque anche altri del cast dello show, come Yvette Brown per dire, erano nel film perché di base sono in ogni film dei fratelli Russo e quindi anche in tutti gli altri film Marvel. E questo per quale motivo? E beh, perché i Russo hanno prodotto Community. E che è sto sistema di favoritismi? Corruzione, anche tra gli Avengers! E alla numero 6, un nuovo occhio di falco? No, non ora! Avete visto come correva con il guanto in mano per sfuggire alle forze di Thanos? E poi era difficile correre in quella situazione, fisicamente dico. Cioè come faceva? Portandosi dietro due palle ottagonali giganti in quella maniera. Ma comunque, indizi forse anche che lui potrebbe andarsene? Ricordate l'inizio? Quando prima che la sua famiglia diventi coriandolini, tira con l'arco con sua figlia facendole tipo: ehi, ci becchi un casino, occhio di falco. Passa il soprannome e la figlia ha una mira assurda, cita Kate Bishop, che nei fumetti sostituisce Occhio. Insomma, una piccola Barton sarà la nuova Avenger. E alla numero 5, Thor, la birra e Fortnite. Allora, diversi hanno pensato che Thor sovrappeso fosse sciocco e nullificasse la grandezza del personaggio. A me, devo dire, ha solo fatto molto ridere. Grasso come una foca, passa le sue giornate a bere e giocare a Fortnite. Molti saranno impazziti vedendolo, molti neanche avranno capito cosa fosse, forse. E io sono rimasto allibito. Quanti soldi si saranno dati a vicenda, anche considerando l'evento Endgame in Fortnite? Però il momento in cui il dio del tuono si prende il tempo di insultare Noobmaster07, mi pare, non lo scorderò mai. E alla numero 4, New Asgard.
The damage is not too bad. As long as the foundations are still strong, we can rebuild this place. It will become a haven for all peoples and aliens of the universe. No, those foundations are gone. Sorry. All'inizio di Endgame vediamo che gli Asgardiani, da bravi vichinghi disperati, hanno riadattato la loro vita seguendo lo stereotipo e ora Asgard è una città di pescatori norvegesi, ovviamente, perché non l'è sempre stata. Una citazione non troppo sottile agli eventi nei fumetti post Ragnarok, in cui Asgard viene piallata e Thor si sceglie un bel posticino nell'Oklahoma per ricominciare. I classici vichinghi contadini nel profondo della campagna americana. Aveva senso quanto il ricevere email da un procione, perciò nell'MCU la cosa è stata riadattata in maniera, come dicevamo, un po' più credibile, tagliando anche il castello volante di Thor per dire che sì, in Oklahoma c'era. Asgard is not a place. Never was. This could be Asgard. Asgard is where our people stand. E alla numero 3. Hai capito il Cap? Che capoccia. Tutti sempre a dire, sì, vabbè, ma il Cap è soltanto cuore e culo. E dopo tutto, ragazzi, le chiappe più belle d'America, signori. Ma in Endgame, che cazzo fa una delle cose più brillanti di tutte? Nel viaggio nel tempo a New York, usa la conoscenza del fatto che lo Shield lì sia in realtà l'Hydra, per salvarsi con la gemma in mano spacciandosi per nazista. Heil Hydra! Ed è un'ottima anche citazione alla storyline dell'Impero Segreto, in cui una versione che poi si scopre essere malvagia del Cap si rivela essere un agente dormiente Hydra. E alla numero 2, eredi con futuri malvagi? Last night I dreamt we had a kid. So real. We named him after your eccentric uncle. What was his name? Right. Morgan. Ricordate, no? La figlia di Tony si chiama Morgan, no? Nel film, solo che nel fumetto, e chiaramente lo cita perché non è che può essere un caso, Morgan Stark è in realtà il cugino di Tony, che privato della sua parte delle Stark Industries diventa il classico cattivone risentito alla Spider-Man che vede Tony come un bersaglio da eliminare. La domanda allora che mi pongo è, capisco che era sottile come citazione, ma perché chiamare la figlia di 5 anni di Tony come uno dei suoi più acerrimi rivali? Potrebbe indicare forse qualcosa sul futuro malvagio della piccola Morgan, che già nel film magari era un agente sotto copertura di Thanos? Beh, probabilmente no. E alla numero 1, i cheeseburger. No, adesso vorrei dirci che anche la frase dei cheeseburger alla fine c'entrava qualcosa. Sì, visto Hogan, no? Tira un po' su il morale a Morgan dopo il funerale del padre, dicendole che le comprerà tutti i panini che vuole, dato che lei vuole magna e cheeseburger. E uno poco a conoscenza dei fatti potrebbe soltanto pensare, ok, che c***o c'entra questa scena, quando in realtà è un richiamo al primissimo Iron Man, primissimo film MCU, in cui Tony, tornato dalla prigionia, cosa chiede ovviamente? In captivity for 3 months, there are 2 things I want to do. I want an American cheeseburger. And the other That's enough of that. Is not what you think. Perciò ecco tutti a dire, Tony c'è stato fin dall'inizio, è giusto che sia lui a chiudere il tutto. No! I cheeseburger ci sono stati sin dall'inizio ed è giusto che siano loro a coronare la scena più drammatica del film. Cheeseburger first. Mi è piaciuta questa lista, mi raccomando. Guardate anche queste altre top a tema Marvel, Avengers, Endgame e quant'altro. Iscrivetevi a Watchmojo Italia. Ci vediamo domani per un'altra top 10.